Grazie, questo sei ancora benvenuto in una nuova parte di Pokémon Nero. Nella scorsa parte avevamo iniziato la prima parte della Torre Cielo e oggi ci vingiamo a parlare con questa anemone. Ok, se mi chiedete perché sono già con anemone, il fatto è che insomma avevo fatto un video in cui facevo la seconda parte della Torre Cielo, ma accidentalmente YouTube non l'ha caricato. Io avevo quindi cancellato il video. E con questo quindi capite, non ho potuto ricaricarlo. Ma perché devono sempre... Perché mi devono sempre infastidire sti Pokémon selvatici del... Anemone. Ah, sei qui, grazie. Quello che avevo visto prima è proprio un Pokémon ferito. Ora sta meglio. Dottore vitalizzante Max è volato via piena di energia. Fa piacere. L'avete vista, eh? Quesito molto importante per un pilota. No. Ha visto che sei qui? Guarda la campana? Tocchi pH e spese poco. Il temo un cuore di chi la suona e te nessuno emesso. E dobbiamo farlo per forza. Però è orecchiabile. Dimbondan, le campane suonano a Forlì. Che bel suono. Ah, c'è che sei un ragazzo con te. È un po' figlio forte e gentile. E ora se permetti mi presento di nuovo. Oh, ti conoscono tutti. Che non è male sul cavolestra di Ponentopoli. E te il Pokémon di tipo volante. Io trovo in palestra, ti accoglierò a braccia aperte. Aspetta, non volo! Ma... Ok ragazzi, adesso anche noi torneremo a Ponentopoli e affronteremo la palestra. Sarà davvero una cosa molto complicata, ragazzi. Preparatevi. Anemone! Con l'anemone non c'è da scherzare. Io stesso, le volte che giocavo a Pokémon, abbiamo avuto la conferma. Oh, mamma mia, quant'era difficile il suo... forte il suo Swanna. Sì. No, un consiglio: comprate sempre e quanti più rimedi potete farlo. Intanto mettiamo Emolga il primo posto, perché come ha detto Aneone, non è... nella palestra si usa un Pokémon tipo volante e fino a è il Pokémon giusto da usare. La palestra di Ponentopoli. L'unica palestra dove voi potete trovare dei cannoni. I carry like a wrecking ball. È un po' difficile da fare. Anche perché tutti Pokémon sono il 30. Che cannoni incredibili. È fantastico poter assaporare cosa provano i Pokémon di tipo volante. Adesso però per il gusto della sconfitta. Io non direi proprio la stessa cosa che fanno i Pokémon tipo volante, visto che ti sparano in faccia. Mentre noi sparano, mentre voi potete tranquillamente
mentre i tipi di volante possono tranquillamente volare liberi, avete capito, insomma. E la gespera! Due tranquilli. Vabbè. Adios. Che volo. Perché? Che... No, aspetta, no! Smovat! E per te. Faccio accurati per vedere volare ancora più in alto. Buon per te. Okay, ragazzi, ho deciso. L'Energispera è la mossa più potente di Mugga. Di tipo letto, ovviamente. Ho deciso quindi di usarla, ma soltanto contro lo Roswanna di mia Nemone, che non è sotto. Valutatelo mai. Non è uno scherzo. Se forse mi tengo e Molga in squadra. Se non avessi in mente un Pokémon più figo, o Demolga. Vedete. Un consiglio. Non andate mai di là. Dovete andare di qua. Con quel cannone. Sate il sogno che avevo da bambino di diventare un pilota. Lo so fortissimo, fate sotto. Direi che sei stato fortunato. Non tutti possono sempre realizzare le proprie aspirazioni. Onda shock! Putto lui! Perché sei Jilif? Sigilif, non potevi andare. Ami qualcun altro. C'è il pezzo di avvicinamento. Privarsi all'atterraggio. Okay. Assolutamente non urlare. Ok. Ok. Già che ho sentito urlare. Ecco, siete andati qua per continuare. I can do like a wrecking ball. Ho deciso il mio obiettivo. Farti partecipare grazie alla tecnica di volo. Credo che ne risentirai molto delle tecniche. La tecnica contro di voi. Non pesante. Guardavo che questo aveva un pesante. Oh, vabbè. Ma shock. Sa che ti dico? Acrobazia. No.
È inutile. Se l'hanno, sì. Non è inutile. Lo posto di aria solo. Cosa? Se sei tu mi attento. Mi dispiace. Volare. Controllo completato, passiva sconfitta a zero. Non credo proprio. Acrobazia. Scusate. Crocroc, è il tuo turno. Vedo che sono un crocodile. I came here like a wrecking ball. I never used to hear the Pokemon. So why don't give me first a time in poor black version versus Anemone. Ragazzi, concludo qua il video, commentate, iscrivetevi, mettete mi piace, quello adesso sarebbe tutto, a domani, ciao.